Oggi vi faccio i carciofi alla romana. Chiaramente l'ingrediente primario è il carciofo e deve essere di buona qualità e soprattutto quello romanesco. Mentuccia, aglio, vino bianco, olio extravergine e sale. Parto subito dalla pulizia dei carciofi. Quindi, la parte alta del gambo la tolgo perché è legnosa. Questa la recupero ma la sfilaccio, vi faccio vedere come. Per prima cosa li sfoglio. Siccome sarò molto rapido, nel senso che li sbuccio, li pulisco e li cuocio, non mi necessita di metterli in acqua e limone. Quindi che cosa faccio? Man mano che li pulisco, gli passo il limone in modo che non mi si anneriscono. È l'acido citrico del limone che mi consente di mantenere il carciofo sempre ben colorato e non annerito. Quindi ora lo spello prima così. E poi se serve lo ripasso qui. Poi taglio le punte. E lo passo col limone così, semplicemente per non farlo annerire. In questo modo. E nel frattempo pulisco gli altri carciofi. Stessa cosa, la parte alta la porto via. Poi io, una volta pulito tutti i carciofi, mi preparo il trito di aglio e mentuccia, che dovrò fare un'operazione sul tagliere cercando di allargare il cuore del carciofo in modo da poterci inserire all'interno questo battuto di aglio e mentuccia. E una volta inserito il battuto, poi devo cercare di richiuderlo, ma lo faccio vedere tra qualche minuto. Strusciatina di limone, che così non si annerisce. Ecco qui, e pulisco l'altro carciofo. Parte alta via, sfoglio, ecco qui, porto via le punte e ora strusciatina, così. E ora parto col trito di aglio e mentuccia. L'aglio che cosa faccio? Lo sbuccio e porto via l'anima. Allora. Ecco, l'anima è questa parte qui, praticamente la parte più indigesta dell'aglio. Diciamo che per tre carciofi, per la porzione che sto facendo, tre quarti di uno spicchietto d'aglio di media grandezza è più che sufficiente. La mentuccia, da non confondersi con la menta. Questa è proprio la mentuccia romana, quindi la sfoglio, che profuma tantissimo. E poi è uno degli ingredienti essenziali del carciofo alla romana. Una bella sfogliata di mentuccia, soprattutto queste foglioline piccole, piccole, piccole. Queste recuperatele tutte, che sono quelle più profumate. È inutile dirvi che mentre sfoglia il profumo sale. E insieme al profumo sale anche l'appetito. Quindi, chiaramente la mentuccia l'ho sciacquata prima, perché questa, essendo un prodotto selvatico, comunque è molto probabile ci si trova della terra attaccata, quindi abbiate cura nel lavarla bene per evitare di trovarvi della terra nei carciofi, che non sarebbe una cosa molto gradita. Ora che cosa faccio? Schiaccio prima l'aglio. Così. Do una prima tagliatina all'aglio e poi inizio a tritare tutto insieme. Deve essere fino, 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 fino. Siamo a posto così. Va bene, la grandezza è perfetta del trito. Quindi pulitino al coltello, pulitino al tagliere, che recupero tutto il trito. E ora ritorniamo ai carciofi. Guardate il limone quando li ha tenuti chiari. Che robetta. Li schiaccio, li pigio. Decidete voi come dirlo. Faccio questa operazione per cercare di aprirli leggermente.
Ecco qui. Perfetto. Così. Quindi, ripeto l'operazione. Ecco qui. Terzo ed ultimo carciofo. Ecco qui. Allora, vi faccio vedere una cosa. Altro passaggio molto importante per la buona riuscita del carciofo alla romana è la dimensione della pendola, perché se io prendo una pendola troppo larga, i carciofi si ribaltano durante la cottura e si spaccano tutti. Quindi io devo trovare una situazione che mi regga i carciofi all'impiedi e non me li faccia ribaltare. Direi che questa è più che perfetta, quindi olio extravergine. Generosi di olio perché il carciofo assorbe tantissimo olio. Do fuoco. In questo caso do corrente. E mentre l'olio si riscalda, inizio a riempire i carciofi del trito. E faccio proprio questa operazione qui. Cercando di metterne poco tra le foglie. E poi dopo lo richiudo. Due. Ed ultimo carciofo. Ecco qui. Prima di metterli sul fuoco, li salo pure. Taglio le gambe e dopo vi spiego il perché. Però a questo punto, sapete cosa? Mi serve un po' di sale da metterci all'interno del carciofo, sennò poi dopo non ci riesco più a salarle. Quindi uso questo, così. Ripasso quest'altro. Salo per la prima volta questo. L'olio è quasi caldo, quindi vi dicevo del gambo. Perché il gambo? Perché il carciofo deve cuocere coperto, quindi come vale per il diametro della padella e deve mantenere i carciofi all'impiedi, la stessa cosa funge per il gambo. E se il gambo è troppo alto non riusciamo a metterci il coperchio sopra, quindi lo dobbiamo tagliare ad un'altezza che ci consente di coprirli. Quindi poggio il carciofo dentro così. Metto anche quest'altro. Ci metto questo. E una volta che li ho dentro mi vado a tagliare il gambo, così, ancora a pezzettino. Lo faccio in padella semplicemente perché se ne ho la possibilità di lasciargli il gambo un po' più alto, è molto più caruccio a livello estetico. Questi chiaramente non si buttano, si fanno a pezzettini così e si mettono all'interno, che poi è la parte più cicciosa del carciofo e quindi è la parte più buona in assoluto del carciofo. Tutto il trito che voi vedete sul tagliere non va assolutamente sprecato, perché io ora lo raccolgo e lo metto all'interno della padella, perché questa è tutta aroma. Tolgo la foglia di carciofo e questo va dentro così. Li faccio andare per qualche minuto così che si insaporiscono. E poi subito li bagno col vino bianco. Appena il vino bianco inizia a bollire, li copro fino alla parte del gambo qui, diciamo qui sotto al gambo, con l'acqua gli metto il coperchio e li faccio andare avanti fino a quando non si cuoceranno del tutto. Se dovessi arrivare a fine cottura e ho troppo liquido, alzo i carciofi, faccio ridurre il liquido e poi li metto dentro. La prima rosolatura l'hanno fatta, quindi vado subito giù di vino bianco. Anche col vino molto generosi. Basta così. Vedete come sono belli incastrati all'interno della padella e non hanno proprio spazio di manovra, come si suol dire, e quindi devono per forza cuocere bene e all'impiedi. Ora, 30 secondi che evapora la prima parte del vino, e aggiungo subito l'acqua. Assaggio di sale.
un pizzico ancora di sale e vado giù con l'acqua. Ecco qui. Ora li copro e questi ne avranno più o meno per 15-20 minuti, lentamente, senza farli cuocere troppo veloce, perché altrimenti comunque si spacca il carciofo. Ci vediamo dopo. Controlliamo cosa si dice in pentola. Con l'occasione assaggio. Perfetto. A tra poco. Sono passati 20 minuti, controllo cosa si dice in pentola. Allora. Sapore fantastico. Di cottura ci siamo, non mi resta che impiattare. Facciamo che i carciofi li poggio momentaneamente in un piatto. Nel frattempo faccio stringere leggermente la salsa, il sughetto, diciamo, di cottura dei carciofi. Quindi lo poggio qui e qui. E questa la faccio stringere leggermente. Non troppo, perché deve essere comunque molto liquida. Direi che può bastare così. E quindi impiatto. Io direi di metterne uno così e un altro addirittura ve lo spacco. Lo porto sul tagliere. È un burro. Così abbiamo le idee chiare su come il carciofo dentro. Quindi ora metto semplicemente un po' di acquetta di cottura per inumidire il carciofo. Poi qui dentro qui ci sono tutti i gambetti, che ve ne metto una parte giusto per farveli vedere. Sapete, c'è che uno ora non lo mangio proprio. Anzi, due. Questo è il mio carciofo alla romana. Iscriviti al mio canale YouTube per non perdere i nuovi video. Grazie per avermi seguito e alla prossima ricetta. Ciao!